4, donna Assunta Almirante, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Io benissimo. Meno male. Cosa hanno di così diverso Fini e Berlusconi, secondo lei? Le differenze sono due. Fini viene da un partito diverso, ecco, viene da un partito Fini. E invece Berlusconi non viene dalla vita politica, viene dalla vita pratica, dalla vita praticamente che bisogna difendersi per arrivare, ecco. Sì. È stata molto più facile, diciamo, la vita di Fini, credo, che la vita di Berlusconi, no? Sì, no, su questo non c'è dubbio. La seconda con una differenza che mentre Berlusconi ha portato dei profitti, Fini ha portato dei profitti suoi personali, cioè aveva portato valori, ecco, una cosa un po' diversa. Senta, donna Assunta, ma insomma, questi finiani che sono intorno a Fini dicono che nel partito non c'è democrazia, se la prendono con la presenza della Lega che sarebbe troppo ingombrante, ma è davvero così secondo lei? Sono queste le ragioni? Io sono convinta che è così, anche perché io conosco benissimo il Nord. Sì. Cioè, il popolo del Nord è un popolo progredito, ma non è civile. In che senso? Il popolo del sud invece è un popolo civile, ma non progredito. Ecco, ma perché lei dice non è civile il popolo del nord? Non mi è civile per il semplice fatto che hanno delle vite diverse, non hanno, io per civiltà non intendo educazione che ne hanno da morire. Certo, però che cosa, allora? Non hanno il cuore aperto, non hanno l'amicizia, non hanno il modo di riceverti nella propria casa. Ecco, come mentre invece il Berlusconi è un po' diverso, perché Berlusconi, pur essendo un uomo del nord, è un uomo che sta in mezzo alla gente, abbraccia la gente, vive con la gente. Ecco, ma invece Fini, praticamente tra il meridione e il nord. Ma invece Fini è un po' diverso come carattere. Fini invece è praticamente in questo momento sembra che sia in difesa del sud. Ecco, perché ma Fini, mi scusi non un attimo. Riesco io a capire perché questo povero partito, questa povera regione del sud, che dà tanto alla politica e tanti cervelli soprattutto, perché gli uomini del sud occupano i posti migliori nel nord, però dal punto di vista umano e dal punto di vista di quello che può essere il progresso, il popolo meridionale non è considerato. Quindi Fini forse protesta per questa ragione. A mio avviso Fini vede la prepotenza e la preponderanza della Lega. A mio avviso lavora benissimo, ma la gente del sud dorme, si piglia i voti dei poveri sudisti e poi se ne frega altamente. Senta, donna Assunta, però Fini naturalmente riceve le amarezze da parte di tutta questa gente che lo considerano forse un sudista, ecco, e naturalmente nascono le storie, in quanto Fini è pienamente convinto che comanda più la Lega che Berlusconi. Che Berlusconi. Perché o Fini ha il coraggio morale di dire basta, me ne vado nella mia casa che ancora ce l'ha, a Via della Scrofa, e lì arriverebbero tutti i voti che sono mancati. Ma ce l'ha questo coraggio? Io penso di no. Perché ci saranno non più i colonnelli che per me sono soldati semplici, ecco, altro che colonnelli. Cioè la Russa, questi qua? La Russa è praticamente, a mio avviso, da quello che ho capito, intanto la Russa è il migliore in assoluto, è in educazione, è in modo di fare, è in modo di sapere, è uno dei più intelligenti, ecco. Della fila. Ecco, ma ha detto che è un soldato semplice, non è un colonnello. No, a parte la Russa. A parte, è l'unico. Anche è l'unico, il resto sono tutti soldati semplici e quindi ubbidiscono agli ordini. Però lei dice Fini. Metteranno sull'attenti e naturalmente ricominceranno a borbottare fra di loro, a fare le riunioncine fra di loro. Però voteranno al momento opportuno perché la poltrona difficilmente la lascia.